Niente riassunto, perché è un po' che non ci gioco e non mi ricordo esattamente dove siamo arrivati, ma so solo che stiamo sempre cercando la porta dati per uscire e tornare al mondo reale. Abbiamo scoperto questi due agenti sotto copertura che sanno chi ha creato questo mondo, ma non ce lo possono dire. C'è dietro una grossa organizzazione, più di questo non so, andiamo avanti e lo scopriremo vivendo. Dominazione del mondo non suona molto bene. Chiano, nanda kakuai no. Sono abbastanza spaventata. Masaka. Ne. Non può essere, ma. Mentre tutti ci preoccupiamo, Tatiana sembra, allegra. Sonna ni shinkeishitsu ni naru koto wa nai no da. Ma shosen, asou sekai no dekigoto nano da zo. Hontou no sekai ni wa kankei nai no da. Non c'è bisogno di innervosirsi a riguardo, tutto questo sta succedendo in una realtà virtuale, non ha nulla a che fare con il mondo reale. Le sue parole rendono tutti meno tesi. そうですよね。所詮仮想世界の話ですもんね。元の世界に戻ればそれで終わりですよ。È vero, questo è solo un mondo virtuale, dopo tutto. Sarà finita quando torneremo alla realtà. それで終わり。元の世界に戻るプログラム作成の進展具合はどうなのかしら。Quindi, Owari, come sta andando il programma? ああ、それは。Beh. Ore-san taglia corto e fa un'espressione sorpresa. Sta guardando alla porta dell'ufficio degli sviluppatori. Tutti quanti seguono il suo sguardo e capiscono istantaneamente il motivo della sua sorpresa. Ciao. Ciao. È una ragazza vestita di bianco. La stessa ragazza A che si suppone sia al caffè Exit. Vero, noi avevamo mollato la ragazza al caffè appunto perché questi uomini in nero che ci stanno seguendo sono interessati a lei. E quindi per non mettere in pericolo tutti quanti e per salvaguardare lei, l'abbiamo nascosta in questo caffè Exit, in teoria. Aiutata, protetta da questi due agenti sotto copertura, ma adesso lei è scappata. Che cosa ci fa qua? Wow, Achan, perché sei qui? Non stavi con Deguchi-san e Miyabi-san? あそこはなんだか落ち着かなくってこっそり戻ってきてしまいました。Scusate, quel posto mi rende a disagio, quindi sono sgattaiolata via. 私やっぱりここがいいです。なんだか懐かしいし、皆さんと一緒にいると楽しいし、お願いです。私をここにいさせてくれませんか？Davvero preferisco stare qua piuttosto che là. Mi sa di familiare e mi diverto un sacco stare con tutti voi. Per favore, posso stare qui? Ok, è stranamente risoluta. Mi ricorda una cosa, quando ho visitato il caffè Exit oggi, il suo sorriso aveva qualcosa di strano, vero? Perché noi l'altra volta siamo andati a trovarla e a vedere come procedevano le cose lì. E lei è sembrata un pochino strana. Anche se mi ha detto che stava passando bene il suo tempo lì, in realtà sembra che si stesse semplicemente sforzando di apparire normale. Onestamente sono felice che voglia stare qua con noi. Abbiamo lo spazio per i pisolini, il bagno e un sacco di cibo. Lasciarla qui non sarebbe un problema. Lasciarla stare qui. L'unica fonte di preoccupazione è il fatto che la stanno inseguendo questi tizi dell'organizzazione, che sono degli NPC. Possiamo davvero proteggerla da loro? Onestamente, non ne sono così sicuro. Asano sembra avere i miei stessi dubbi. 少女 A が黒服の男たちに狙われている以上、ここでかくまうのには無理があるんじゃない？
Quegli uomini vestiti di nero le stanno dando la caccia. Non penso che potremmo tenerla al sicuro qua con noi. Cafe Exit nara era spot toka no okage de anzen nan deshou. Dattara acchi ni iru hou ga ii to omou kedo. Il caffè Exit è sicuro perché si tratta di un punto di errore? Non dovrebbe rimanere lì? Sare wa iya desu. Non voglio. Si oppone all'idea. Di nuovo è molto ostinata. Doshite? Stranamente. Deguchi-san no Miyabi mo betsu ni warui hito ni wa mienakatta kedo. Perché? Deguchi-san e Miyabi-san non sembrano persone cattive. Sì, e hanno detto che ti avrebbero potuta proteggere dagli uomini vestiti di nero. Deguchi-san wa watashi no koto o kizukatte kurete imashita shi, Miyabi-san wa genki tsukeyou to shite kuremashita. Sì, Deguchi-san è stato gentile con me e anche Miyabi-san ha fatto del suo meglio per rallegrarmi. Desuga, nandaka fuan na kanji ga shita desu. Marude dareka ga watashi ni keikoku shite iru you na. Ho iniziato a sentirmi. Le ho parlato sopra, la grandissima. Ho iniziato a sentirmi veramente a disagio. Era come se qualcuno mi stesse avvertendo di non dover restare lì per troppo tempo. Qualcuno? Chi? Non lo so. E scuote la testa. Mentre pensiamo a come rispondere, Ryuka-san sembra realizzare qualcosa. Shoujo Eiyo. Sore wa omae ni adorishi mou hitori no jibun. Doppelganger. Ragazza, deve essere la seconda te stessa che vive dentro di te, il tuo doppelganger. Doppelganger? Shiranai no mo muri wa nai. Naze nara yatsu to deattara sai de matteiru no wa Shida. Non posso biasimarti perché non lo sai. Dopo tutto, quando lo incontri, tutto ciò che ti aspetta è la morte certa. Oh no, dobbiamo assicurarci che la ragazza non incontri mai il suo doppelganger. Doppelganger, zanakute doppelganger, ne? Toyuka, jibun ni adotteru nara, deau mo nani mo nakunai desu ka? È doppelganger, comunque aspetta, come fai ad incontrarlo se vive dentro di te? Ah, sonna moten ga atta to wa. Ah, come ho potuto essere così cieco? Come sempre, le sue idee sono piene di buchi. Ah, ho capito, quel qualcuno deve essere te stessa. Io? Sì, beh, non tu ora, ma tu prima che perdessi la memoria. Attenzione, Yuno ha avuto un colpo di genio, l'unica. Meno male che lei l'ha svitata solitamente. Al momento non lo sai, però sono sicura che la tua vecchia te stessa ti sta dicendo che c'è qualcosa di pericoloso. Quindi tu pensi che ragazza A in origine sapesse di quegli uomini in nero e di quei due tizi al caffè? Beh, non ne so così tanto. Dobbiamo chiedere alla A-chan di prima che perdesse le memorie, i ricordi. La memoria. Bene, è vero. Comunque, non serve a nulla cercare di capire ora. Quindi quello che importa al momento è cosa dobbiamo fare con ragazza A. E tutti rimaniamo in silenzio. So che vi sto chiedendo molto, però per favore. Voglio stare qua con tutti voi. E china la testa. Vorrei farla rimanere qua. Ma so anche che sarebbe pericoloso. Colui che rompe il silenzio è Owari-san.
そうだね。Bene. Spende un piccolo momento a pensare e poi annuisce. Ah, いいんじゃないの？少女 A は騎士で格魔王じゃないか。Bene, perché no? Le daremo riparo qui da noi. 本当ですか？ Davvero? でも、黒服の男たちはどうするの？ E cosa mi dici degli uomini in nero? 確かに危険がないとは言えないね。でも考えてもみるんだ。Vero che tutto questo è rischioso, ma pensateci un momento. 黒服たちは街中を歩き回って少女 A を見つけようとしている。おそらく彼女を探す手がかりを持っていないのだ。Il fatto che i tizi ben vestiti se ne siano in giro a camminare per la città significa che non hanno gli indizi per trovarla. だからこの基地から少女 A を出さなければ黒服がここにやってくる可能性は低いと言える。Ed è per questo che non penso che arriveranno alla base se noi non le permettiamo di lasciare il posto. 確かに探すにしても浅草中の建物を一つ一つ回るのはかなり時間がかかりそうですね。È vero, anche se decidessero di controllare edificio per edificio in tutta Saksa ci vorrebbe un sacco di tempo. 黒服たちは我々に興味がないようだが、念のため外出時に基地の場所が割れないように注意しておこう。Non sembrano essere interessati a noi, ma giusto per essere sicuri, cerchiamo di non rivelare la posizione della base quando usciamo da qua. Già, 決まりだね。少女 A は彼女が望む限り基地でかくまうことにするよ。みんな、いいかね？ È deciso allora, lasciamola rimanere qui finché vuole. Siete tutti d'accordo con l'idea? わかったよ。A-chan がいてくれたら言うのも嬉しいな。Sì, io lo sono. Sono felice di avere A-chan di nuovo con noi. Nemmeno io ho nulla da dire. E le due, con il minor senso del pericolo, sono d'accordo. Ora che abbiamo una ragazza così carina che conta su di noi, dovrò rimuovere il limiter al mio potere segreto. Ryuka-san si mette in una posa strana e annuisce. E se lui avesse davvero dei poteri, un potere segreto, avrei preferito che rimuovesse il limiter ben prima di questo momento. そっちの方が気になるし。Non dobbiamo preoccuparci degli uomini in nero, suppongo. Sono più curiosa di sapere se quei due al caffè Exit meritano la nostra fiducia. 少女 A もここにいたいって言ってますし、好きなだけいてもらいましょう。Beh, se ragazza A vuole rimanere qui, penso che dovremmo lasciarla stare qua. ま、そういうことならいいんじゃない。私だって。別に少女 A を見せたいわけじゃないし。Penso che vada bene allora, intendo non voglio abbandonare nemmeno io, ragazza. Asa. Ragazzi. Anche se così un po' a caso, tutti quanti siamo d'accordo nel lasciare rimanere qui, ragazza. All'improvviso, la porta dell'ufficio degli sviluppatori si apre. Yappari koko ni itano ne? Sapevo che ti avrei trovata qua. Sono Deguchi-san e Miyabi-san. Come hanno fatto a trovarci, non si sa. Come sapevate che eravamo qua? Gomenne. Chotto dake anatatachi no ibasho o shirabe sasete moratta no. Shoujo A-chan wa koko ni iru in janai ka to omotte sa. Scusate. Abbiamo cercato la vostra posizione perché abbiamo pensato che avremmo trovato qui, ragazza. Miyabi-san non ci ha fornito dettagli. Ma questo è un mondo virtuale creato da una certa organizzazione. Probabilmente sono riusciti a trovare la nostra posizione quando hanno controllato i registri di sistema. Kimi tachi ga Mr. Exit to Miyabi-kun da ne? Ore tachi no kichi ni nan no yōdai? Quindi voi siete il signor Exit e Miyabi-kun. Che cosa volete qua? Il tono di Owari-san è lo stesso di sempre.
ma è chiaramente in allerta. いきなり押しかけてすまなかったね。すでに我々のことは聞いているだろうが、 一応自己紹介をしておこう。 私は出口シロ。 こっちは。 Scusate se ci siamo introdotti qui, so che avete già sentito parlare di noi, ma ci presenteremo. Comunque, io sono Shiro Deguchi e questa è Nabi Miyabi. Atastachi wa aru soshiki no naibu chousa o suru tame ni kono kasou sekai de jōhō o atsumete iru no. Miyabi Nabi, siamo qui in questo mondo virtuale per raccogliere informazioni riguardo a una certa organizzazione. Nabi-kun, また機密情報を漏らしているぞ。 Nabi-kun, stai dando ancora informazioni classificate? まあいいじゃないですか。 カフェに来た人には言っちゃってますし。 Ehi, non farla lunga, l'abbiamo già detto a quelli di prima, quindi. まったく危機感のないやつだ。 だが、 今は説明をするのもやむなしといった状況か。 Dovresti stare più attenta. Vabbè, mi sa che questa situazione richiede delle spiegazioni. Sono Shoujo E o Soshiki ga neratteiru toyukoto wa sudeni setsumei shita tori da. Muron, naze nerawareteiru ka fumei da ga ne. Come abbiamo già detto, questa organizzazione sta inseguendo ragazza A. Ovviamente, non sappiamo ancora le ragioni. Yatsura ni mitsukaranai youni warewara de kakumattei ta no da ga, sukoshi me o hanashita suki ni nige dashite shimatta you de. Le stavamo dando riparo per non permettere all'organizzazione di trovarla, ma è scappata quando eravamo distratti, quindi siamo venuti qui a riprenderla. どうにかこの事務所までは組織のNPCに見つからずに来ることができたようだが、ここにいては奴らに捕まるのも時間の問題と言えよう。 Sembra che sia riuscita ad evitare gli NPC dell'organizzazione mentre si è diretta qui. Ma se dovesse rimanere ancora qui, sarà solo una questione di tempo prima che la ritrovino. Caffè Exit no naka ni ireba, soshiki ni hakken sareru koto wa nai. Sa, shoujo e, hayaku modoro. Questo non potrebbe mai succedere al caffè Exit. Avanti, ragazza. Andiamo. Non sta provocando. E non è prepotente, ma anche così c'è un'aria che impedisce di dirgli di no. Ragazza A esita un momento e poi parla. Voglio stare qui, non voglio tornare al caffè. Naze dai? Nanika caffè de iyana koto demo atta darou ka? Perché? Per caso lì ti è successo qualcosa di male? Soyu wake dewa nai desu. Ottari ni wa yoku shite itadakimashita. No, no, non è così, siete stati molto bravi con me. Sore nara. Tutte due. Allora. Demo. Gomen nasai. Atashi yappari kono kata tachi to issho ni itai in desu. Però mi scusi, voglio davvero rimanere con queste persone qua. L'ostinazione di ragazza A fa sospirare Deguchi-san. Doyara kimi wa jibun no koto shika kangaete inai you da ga, sakihodo mo itta tori, koko ni ite wa itsu soshiki no NPC ga yatte kuru ka wakaranai. Sembra che tu stia pensando solamente a te stessa e a nessun altro. Come ho già detto, se starai qui, verrai trovata dagli uomini dell'organizzazione. Questo non significa solamente che tu verrai attaccata, ma che metterai in pericolo anche tutti gli altri che sono qui con te. Sembra che tu ti fidi molto di loro. Sei sicura di volerli mettere in pericolo? Io. Ragazza A rimane in silenzio e abbassa la testa. Sappiamo tutti che Deguchi-san sta dicendo la verità.
Nonostante questo, abbiamo deciso di prenderci il rischio e di lasciarla rimanere con noi. Se questa cosa dovesse andare avanti, ragazza A potrebbe ritornare al caffè per il nostro bene. Prima di riuscire a realizzarlo, apro la bocca. Deguchi-san, per favore, la lasci stare qui con noi. Nase sore hodo made kanojo o kabau nda? Shoujo A to wa genjitsu sekai de yūjin datta wake demo nai nda ro? Perché stai prendendo le sue difese in questo modo? Voglio dire, non siete nemmeno amici nella vita reale, no? Hai. Kanojo to wa tsui 3 mikka mae ni kasou sekai de atta bakari desu. Genjitsu sekai de ieba tatta 3 jikan hodo desu. Sì, ci siamo incontrati in questo mondo solamente 3 giorni fa. Nel mondo reale l'ho conosciuta per circa 3 ore. Sonna mijikai jikan demo shoujo A wa boku tachi no yūjin de ari soshite nakama datta desu. Anche se la cosa è stata breve, ragazza A è pur sempre un'amica, è una di noi. E il fatto che non ci conosciamo nella realtà non importa per nulla. Anche se averla con voi vi mette in pericolo? Sì, anche se in realtà non mi piace il pericolo e spero che non succederà nulla. Oltretutto, la ospitiamo perché non ci fidiamo neanche completamente di voi. Quel tono fa sembrare che voi non crediate minimamente in noi. Però non posso biasimarvi, c'è un limite sulle cose che possiamo dirvi. Miyabi-san sogghigna e si gira verso Deguchi-san. Perché non lasciamo che siano loro ad occuparsi di ragazza A per il momento? Intendo, se la trascinassimo via da qua e la portassimo al caffè di nuovo, non farebbe altro che scappare. E probabilmente farebbe alzare il rischio di che gli NPC la trovino e che la... Aspetta. Rewind. Probabilmente si alzerebbe il rischio che gli NPC la trovino ancora di più rispetto a lasciarla qua. Ok. Circa quasi. Deguchi-san incrocia le braccia e pensa. Un momento più tardi rinuncia e sospira. Shikata ga nai. Kyou no tokoro wa kanojo o kimi tachi ni azuke yo. Va bene, la lascerò a voi per oggi. Nabi-kun no yū you ni heta ni koto o aradatete soshiki ni kanzukareru no wa sakeneba naran kara na. Proprio come ha detto Nabi-kun, intestardirci sulla questione probabilmente attirerebbe solo più attenzione su di noi. Wakatteiru to wa omou ga keshite kanojo o kono jimusho kara dasanai you ni. Sono sicuro che già sapete questa cosa, ma non permettetele di lasciare l'ufficio. Ovviamente, staremo attenti a fare in modo che gli uomini in nero non la trovino. Venite al caffè Exit se dovesse succedere qualcosa. Ci troverete lì, probabilmente, la maggior parte del tempo. Va bene, lo terremo a mente. Ancora una cosa. Non vogliamo, nemmeno noi, che l'organizzazione la prenda. Su questo, siamo d'accordo. So che è difficile crederci, considerando quanto poco possiamo dirvi. Nonostante questo, vogliamo collaborare con voi al meglio delle nostre possibilità. Se
assicuratevi di contattarci se vi sentite circondati, messi alle strette, se vi sentite messi alle strette. E così Degri-san e Miyabi-san lasciano l'ufficio. L'aria tesa improvvisamente si fa più leggera. Oh, era così difficile respirare. Quasi quasi stavo soffocando. Tatiana e Ryuka-san respirano affannosamente. Riesco a capire come si sentono. Ma è una cosa buona che non si siano portati con loro a Chan. Sono felice che siamo riusciti a ragionare con loro. Non so cosa sarebbe successo se avessero provato a prenderla con la forza. Scusate per tutti i problemi che vi ho causato, ragazzi. Deku-chi-san ha ragione, è vero che tutti siete in pericolo se io sto qui. Ma nonostante questo, sto facendo l'egoista. Distoglie lo sguardo, chiaramente a disagio. Chiaramente irritata, Sano-san si avvicina a lei. Senti un po', tutta quella roba la sappiamo già. I tizi vestiti di nero seguono te, e quindi stare con te significa che potrebbero seguire anche noi. Onestamente, sembra una seccatura, giusto? Non sto cercando di indorare la pillola per nulla. Sì. E comunque abbiamo deciso di ospitarti qui, di nasconderti qui. Sai perché? Ed è perché abbiamo accettato tutto di te, anche il pericolo che viene assieme a te. Sei egoista? E allora hai deciso che vuoi rimanere con noi, giusto? E allora smettila di essere così mite, ok? Sì, più onesta. Anche più decisa. Asano-san è completamente esasperata. Un po' sopraffatta, ragazza A la guarda con gli occhi spalancati. Asano-san ha ragione. Siamo noi ad aver deciso che dovresti rimanere qui. Questo significa che siamo preparati a qualsiasi evenienza. Sì, smettila di essere così depressa, perché ci farai deprimere anche a noi. Va tutto bene, A-chan. Sei la benvenuta qua da noi. Oh, ragazzi, grazie mille. E ci riserva il sorriso più felice che l'abbiamo mai visto finora. Dopo cena ci riuniamo tutti in sala riunioni. Ragazza A è con noi, ovviamente. Sate, Shoujo A no toujou de sukkari wasureteita ga, kyou no seika o koukoku shiyou janai ka. Va bene, l'apparizione di ragazza A mi aveva fatto quasi dimenticare, ma siamo qui per condividere i progressi che abbiamo fatto, giusto? Ma,
Ma il fatto che nessuno di voi abbia detto nulla mi fa pensare che nessuno abbia trovato la porta, giusto? Sì, non abbiamo visto nulla di degno di nota. E sì, abbiamo cercato nella maniera giusta. Io non me ne sono fregata oggi. Asano-san sembra orgogliosa di se stessa. Sai che, insomma, impegnarsi è la cosa normale da fare, giusto? Oh, maledizione, siete tutti così inaffidabili. Noi abbiamo quasi finito col programma, sapete? Oh, veramente? Ovviamente, io ci sto lavorando. L'unica ragione per cui ci sta volendo così tanto tempo è semplicemente perché il codice di Sekai è troppo perverso. Ci fermiamo su questa riunione. La prossima volta vediamo che cosa succede tenendo con noi, ragazza. Situazione rischiosa.